smile before I take this last chance. A proposito di quel basta parole, basta gesti retorici, vogliamo azione, che diceva il sindaco Pascucci, beh, questo era lo spot realizzato dalla Scuola Romana di Cinema e Fotografia con il coordinamento di Giovanni Bufalini per un evento che si svolge in tutto il mondo che si chiama Good Deeds Day, cioè il giorno, la giornata delle buone azioni. Ma per capire veramente di che cosa si tratta abbiamo con noi Renzo Razzano, che saluto, presidente del Centro Servizi, buonasera, per il volontariato del Lazio in prima linea nel costruire col CESB questo appuntamento nella versione italiana. Allora, che cosa succede sabato e domenica a Roma, perché questa è la capitale della giornata delle buone azioni? Per quest'anno è la capitale internazionale dell'evento. Intanto di che cosa si tratta? Com'è nato? Perché noi la prima volta... La cosa nasce da una iniziativa di una fondazione israeliana, cioè questa miliardaria americana, israeliana, insomma, che ha avviato questa esperienza di una giornata dedicata alle buone azioni, prima in Israele, poi via via, e negli anni, nei 9 anni oramai che questa manifestazione avviene, si è estesa in 50 paesi in tutto il mondo. Quest'anno ci hanno chiesto di organizzare in Italia, a Roma, l'evento. E Roma sarà la capitale internazionale di questo evento, per quest'anno ovviamente, non per sempre. Che succederà? Allora, intanto sono 3 giorni. Quindi comincia venerdì? Comincia venerdì, perché poi ci sono anche le diverse comunità, ci sono comunità religiose che partecipano, e questo è interessante, quella ebraica, l'islamica. Che possiamo fare noi, perché siamo noi, si chiama proprio, cioè, come possiamo partecipare? Ci faccia capire. Lì noi abbiamo lasciato il campo libero alle proposte sia delle associazioni che dei cittadini. Abbiamo un sito dedicato per questa cosa qui, la gente si è segnalata per le cose che volevano fare. Ma qua si va di tutto di più. Io la interrompo perché con Eugenia vorrei capire come ci iscriviamo, se possiamo andare direttamente o invece occorre... Eugenia, cosa facciamo? Ci iscriviamo? www.insiemeperilbenecomune.org, trovate qui partecipa, c'è sia la possibilità di partecipare cliccando su partecipa, oppure c'è trova le iniziative e così potete trovare tutto quello che vi interessa. Ah, se mettete partecipa potete partecipare come cittadini, come associazioni e gruppi, e poi viene indicato anche il kit per poter partecipare. Esatto. Senta Renzo, quali sono le iniziative un po' più curiose? Diciamole, perché così chi ci segue potrà partecipare. Per esempio c'è una grande iniziativa, intanto non è solo Roma, ma Roma è provincia. A Roma sono 50 classi delle scuole medie, in cui i ragazzi insieme ai genitori
si sono mobilitati per la manutenzione straordinaria della loro scuola. Questo mi pare un fatto di grande importanza. Visto per cui, che le scuole cadono. Ma 50 classi sono migliaia di persone che vengono. Tenete conto che noi abbiamo fino adesso registrato circa 20.000 volontari per questa. Ci saranno anche i nostri amici del Retake, quelli Retake, che vanno in giro per le strade. Sì, come no, Retake per esempio all'inizio erano un po' perplessi forse, però poi adesso hanno iscritto molte loro iniziative all'interno di questa cornice generale, perché noi forniamo un supporto, non abbiamo indirizzato le azioni. La cosa importante è che la gente, i cittadini, e si esprimono per quello che loro pensano sia giusto nel loro... Renzo, perché partecipare? Ci dà una motivazione? Ma secondo me, noi abbiamo capito questo, che in realtà le persone, i cittadini, hanno voglia di questo. Non è vero che c'è tanto egoismo, tanto particolarismo, però c'è anche tanta voglia di esserci, di partecipare, di stare con gli altri. Di assumersi una responsabilità, perché poi abbiamo qua un sindaco, assumersi la responsabilità del bene comune, perché noi l'abbiamo chiamato in Italia, siamo andati un po' oltre il giorno del buonasera, abbiamo detto insieme per il bene comune, questo è il senso della nostra iniziativa, e la gente vuole farsi carico del bene comune. Razzano, abbiamo due sindaci qui, no? Paliotta e Pascucci. Partiamo da lei, Pascucci, ma c'è questa voglia della gente di partecipare? Sì, c'è questa voglia. C'è questa voglia che le amministrazioni devono capire come canalizzare. La cosa bella delle buone pratiche, per esempio, che abbiamo visto a Italia in Comune in questa fine settimana, c'era l'adozione degli animali. Bravo. L'adozione delle classi, l'adozione delle strade. I cittadini vogliono, noi stiamo lanciando a Cerveteri l'idea di fare un bando per affidare le aree verdi, ma lo facciamo perché sappiamo già che ci sono dei comitati cittadini tutto pronti, sommato, a farlo. Pronti a farlo. È vero che in Italia c'è questa, cioè, noi subiamo spesso fortissimi atti di vandalismo, poi soprattutto avviene nelle scuole, e questo ci uccide anche come comunità. Sì, però. Quindi c'è questa idea che spesso quello che è pubblico non è di nessuno, abbiamo questa visione brutta di una parte della collettività. Dall'altra parte non è così. Va anche detto che sta alle istituzioni, in una città in cui indirizzare, le strade non sono pulite bene, noi diciamo spesso che il cittadino che in Italia butta la carta per terra poi va in Svizzera e non Sentiamo lo fa. Sentiamo l'esperienza di Paliotta. Sì, confermo che c'è questa volontà che sta emergendo sempre più forte. Dai genitori che sono disponibili a tinteggiare le aule dei ragazzi senza sforzo, a cittadini che nei quartieri già hanno adottato aree verdi e stanno ogni giorno lì a pulirle e altro. Quindi questa volontà è in crescita. Ricordiamo le date. Le date del giorno. Allora, comincia per una parte limitata venerdì per la comunità ebraica, perché loro il sabato... Quindi il 13 marzo. Il 13. Per tutta la città, per il 14, che è sabato, in tutta la città sono più di 190 iniziative programmate, sul sito, che ve le dico. Anche perché faremo... Domenica, si conclude? E domenica ai Fori Imperiali c'è un grande evento per tutta la giornata, con le associazioni, sono un'ottantina di associazioni che abbiamo organizzato dei gazebo, con attività di vario tipo, di coinvolgimento anche dei cittadini. Quindi anche per tutti dare... ai Fori domenica, grazie. Per fare buone azioni. Eh sì.